nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora a classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schroders. Benvenuti, come di consueto, all'appuntamento con Blue Rating News. Ecco le principali notizie del giorno. Borse mondiali, ottobre rosso, il calo è di 7.000 miliardi. Euro sotto 1,14, frena la crescita in Europa. E l'oro torna sexy, lo dice Bank of America Merrill Lynch. Manovra, Tria si smarca e lancia l'allarme spread. Fondi, Amundi corre, Generali frena. Mediobanca, utile in calo, ma meglio delle stime. Ottobre rosso per le borse di tutto il mondo. I principali listini del pianeta hanno visto ridurre la propria capitalizzazione di quasi 7.000 miliardi di dollari. Francoforte registra un calo del 9,3%, Parigi del 10% e Londra del 7%. Il Nasdaq ha ridotto al 5% il rialzo da inizio anno, mentre a ottobre l'S&P perde circa il 7%. Anche l'Asia non sorride, Shanghai a meno 8% e Tokyo a meno 9%. Pesanti ribassi per l'euro che continua a indebolirsi nei confronti del dollaro. Il cross ha infranto la soglia 1,14 sui minimi degli ultimi mesi. Oltre allo scontro UE-Italia sulla manovra e ai pacchi bomba rinvenuti a New York, a favorire il nervosismo soprattutto la frenata delle imprese nell'area euro secondo l'indice PMI di ottobre. Il risultato preliminare è chiaramente deludente, ha osservato un analista di Commerzbank, anzi rincara East Market. I dati indicano il più lento ritmo di crescita dell'economia dell'Eurozona degli ultimi 2 anni e fanno presagire una fine dell'anno piuttosto deludente. Tuttavia, hanno sottolineato gli esperti di Lombard Odier, la moneta unica può risalire fino a quota 1,20 per il prossimo anno. Il metallo giallo è pronto a ripartire. A sostenerlo è Bank of America Merrill Lynch, che stima per l'oro una crescita nel 2019 fino a quota 1.400 dollari l'oncia, dai 1.230 dollari attuali. I mercati azionari potrebbero invertire la tendenza, spiegano gli analisti. Anche se i tassi e il dollaro restano gli elementi più importanti nel guidare le tendenze dell'oro, insieme al petrolio e all'indice di volatilità VIX, il focus degli investitori potrebbe presto concentrarsi sui deficit gemelli negli USA e sull'allentamento monetario in Cina. Il rialzo dello spread non lascia indifferente Giovanni Tria. Secondo il ministro dell'Economia, i livelli attuali del differenziale di interesse tra i titoli di Stato italiano e tedeschi pongono un problema al sistema bancario nazionale e in particolare alle banche più deboli. Bisognerà comunque attendere il prossimo mese, quando ci saranno gli stress test e i maggiori istituti di credito italiani dovranno registrare il loro livello di capitale. Lo spread sopra i 300 punti, ha aggiunto il ministro, non è una febbre a 40, ma neppure a 37 e non possiamo sopportarlo se si prolunga troppo. Frenata per il risparmio gestito in Italia. L'industria nel mese di settembre ha messo a segno una raccolta netta di 436 milioni di euro, più 12,3 miliardi da inizio anno, nettamente inferiore rispetto ai 2,54 miliardi di agosto. In testa alla classifica della raccolta netta del periodo il gruppo Amundi con 1,38 miliardi di euro, seguito sul podio da Poste Italiane più 795 milioni e dal gruppo Intesa San Paolo con 530 milioni. Seguono nella top 10 Anima Holding, AXA Investment Managers, State Street Global Advisor, Lyxor, BNP Paribas, Morgan Stanley e UBI Banca. A registrare i maggiori deflussi nel mese il gruppo Generali con meno 945 milioni di euro, risultato dovuto a operazioni infragruppo. Seguono Schroders, meno 379 milioni e MNG Investments, meno 377 milioni. Per il patrimonio gestito il gruppo Generali resta saldamente in testa con quasi 471 miliardi di euro, in seconda posizione il gruppo Intesa San Paolo con circa 397 miliardi e al terzo posto Amundi con 199 miliardi. Seguono Anima Holding, Poste Italiane, BlackRock, UBI Banca, Mediolanum, Allianz e AXA Investment Managers. Nessuna ripercussione della volatilità e delle turbolenze del mercato nei conti di Mediobanca. L'istituto di Piazzetta Cuccia chiude il trimestre con un calo dell'utile del 18% a 245 milioni di euro, ma meno delle stime degli analisti a 220 milioni. I ricavi sono in aumento del 7% a 638 milioni, con un risultato operativo di 308 milioni di euro. Il margine di interesse segna un più 4% anno su anno, grazie al solido sviluppo del credito al consumo.
La crescita della raccolta è del 2% trimestre su trimestre a 50 miliardi per l'andamento positivo dei depositi e il rifinanziamento della raccolta cartolare. A trainare i risultati la divisione del Wealth Management con i consulenti finanziari di Ikebanca cresciuti di 18 unità nel trimestre a un totale di 244. E ora è il momento del consiglio del giorno con Fincantieri. Il titolo vale un outperform con target di 1,80 euro per Mediobanca. Ecco la migliore e la peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto Nordea, ultima posizione invece per noi Berger Berman. Qui da Blue Rating News è tutto e come sempre un buon investimento a tutti. Questo programma è offerto da Schroders. Qual è il nostro capitale più prezioso? Sono le persone che ci permettono di essere ogni giorno al fianco dei nostri clienti e ci arricchiscono professionalmente, ma soprattutto umanamente. Siamo sempre alla ricerca di persone così. Per questo abbiamo deciso di investire su di te. Prendi parte al nostro valore e diventa consulente finanziario del gruppo Banco Desio. Ti aspettiamo. Invia ora il tuo curriculum su unabancadovecrescere.it.